Ciao a tutti, in questo video facciamo un aggiornamento e chiusura annuale del progetto smaltimento di make-up del 2023. Come vi ho sicuramente detto nel video precedente, non è andato proprio come speravo. Io inizio l'anno sempre partendo in quarta, in quinta, piena di entusiasmo, però poi durante l'anno mi rendo conto che il mio essere un po' pigra, anche la mattina quando mi sveglio, io non c'ho voglia. Cioè, sono andata a lavorare, non c'ho voglia di truccarmi. Facendo un lavoro d'ufficio in un'azienda, non ho l'obbligo della bella presenza, quindi questo non mi invoglia. Non mi invoglia assolutamente a truccarmi la mattina. Ci ho provato. Per quanto mi riguarda, potrei truccarmi anche come sono adesso, perché oggi ho del make-up addosso, ma ho semplicemente un correttore per le occhiaie, il correttore sopra, la cipria, un bronzer. Basta, non ho altro. Ho messo un gloss, ma non ho altro. Sono una persona pigra, ve l'ho detto nell'altro video, se l'avete seguito tutto con tutto il discorsetto scemo di fine anno, io sono una persona molto, molto pigra. Questo a volte mi pregiudica, ok? Perché se no, se fosse per me la mattina, vado al lavoro, mi trucco, anche perché nel fine settimana esco, ma esco poco. E a volte se esco per andare a fare anche solo la spesa, io non ho voglia di truccarmi, lo faccio quando veramente mi viene quella voglia di farlo. Di recente ho comprato... Vieni bimbo, dai. Opla. Di recente ho comprato cose nuove e quindi le ho provate, ma altrimenti io non... ogni tanto non ci ho voglia. Però, tirando le somme, pur non avendo finito tanto, perché ho finito solo la matita di Kat Von D per le sopracciglia, che poi ho sostituito con questa di Astra, che è, anche lei a buon punto, Ma è una matita, questo qua è tutto ciò che è rimasto della matita di Astra, vedete? Ma questa è diversa dalla Kat Von D. La Kat Von D è dura, è secca, questa è morbida, si finisce in poco tempo, quindi non me ne voglio vantare, sono due matite differenti. Quella era proprio Mary Poppins, la matita di Mary Poppins, infinita e staccapeli, proprio tremenda. Successo verso novembre, dopo che avevo... No, vi stavo dicendo, sono tutto sommato non tanto disperata, nel senso che comunque... Ho fatto finalmente il buco, quest'anno lo sapete perché avete seguito negli aggiornamenti, ho fatto il buco al NYX, al correttore per le occhiaie di NYX, gli ho fatto un bel buco che si è allargato, avrei potuto continuare a finire ad usarlo, ma non l'ho fatto, c'è una ragione. Comunque l'ho portato avanti abbastanza e sono contenta del risultato, così come sono contenta del risultato della cipria di Essence. Aveva un micro buco, ora guardate, sono rimasti i contorni, c'è ancora tanto prodotto, ma anche qui... Non l'ho finita, però ripeto, per questi due prodotti sono contenta del risultato perché nell'arco dell'anno comunque l'ho usata e l'ho sfruttata tantissimo e l'ho usata. Lei per portarla a questo punto l'ho usata nei periodi meno caldi su tutto il viso, come cipria per tutto il viso, non è proprio indicata per questo scopo, però mi andava ad opacizzare, era giallino chiaro, quindi non mi andava ad inficiare troppo sulla tonalità della base. Ed ero contenta, così come lui è stato un prodotto magnifico. Ora l'ho sostituito, avete visto con cosa l'ho sostituito, che ha il suo stesso effetto, è solo leggerissimamente più caldo di questo. Questo rimane leggermente più rosa. Quello che ho preso di Charlotte Tilbury è un pizzico più pescato, però l'effetto illuminante e correttivo sull'occhiaia ce l'ha esattamente come lui ed è fantastico. Io ho scoperto, dopo, vabbè, alla mia veneranda età, che questo tipo di prodotto per me è fondamentale come base nel contorno occhi, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi sono contenta di questi due prodotti, per come sono andati, così come tutto sommato sono contenta per la matita di Charlotte Tilbury, che era molto lunga. Adesso c'è solo questa, ok? Lei non puzza, ma è andata male perché purtroppo i miei occhi hanno iniziato a bruciare tantissimo. Nel momento in cui ho smesso di usare lei e ho ricominciato ad utilizzare questa che avevo comprato poco tempo fa, che è la Scandalize nera, all'improvviso non mi bruciavano più gli occhi. Quindi purtroppo è andata male e ora la vedete, però per me questa è cestinata circa da novembre, perché non posso più utilizzarla. Non la uso neanche a mo' di eyeliner sopra perché... Siccome stampa sotto, rischia poi di finirmi troppo vicino sull'occhio, perché questa viaggia, non si fissa mai del tutto. Lei era la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury. Matita che non ricomprerò mai più proprio perché non si fissa mai del tutto. E viaggia molto. Avevo il contorno occhi panda ogni volta che la utilizzavo. Ha iniziato a bruciare gli occhi, quindi proprio croce nera.
Nel momento in cui mi sono resa conto che questa mi bruciava gli occhi, mi sono detta: gli altri prodotti sono ancora più vecchi, tranne lui. Gli altri prodotti sono ancora più vecchi, molto più vecchi. Abbiamo anche il fondotinta, il Pitch Perfect. E su di lui ho da dire qualcos'altro in realtà. E non ritrovo Raga, ma io sono scema. Io fino a mo' sono stata a cercare il cincilli di Essie, convinta che io stavo ancora utilizzando quello, ma quello l'ho cestinato all'inizio dell'anno. Io avevo sostituito il cincilli con l'altro smalto. Io sono scema, scusa, scusate, adesso lo prendiamo in diretta. Io avevo sostituito con lui, con l'Allure. Questo era il prodotto Jolly, lo smalto. Adesso ne parliamo. Niente, questo è adesso un fuori onda mio considerazione. Va bene, quindi intanto di questi due sono soddisfatta, correttore cipria. Ho finito almeno la matita per sopracciglia, che ho sostituito con lei che sta pure finendo. Ho in scorta altre due matite low cost, perché ho deciso che volevo puntare sulle low cost per le sopracciglia, soprattutto se sono così morbide e quindi finiscono subito. Però la mia idea è quella che avendo il Wycon vicino casa, possa andare a prendere la micromina di Wycon e fissarmi ad utilizzare quella se si comporta bene, perché io non l'ho mai usata. Quindi appena finisco le mie scorte di matite low cost prese su internet, proverò quella di Wycon e vediamo se mi trovo bene, andrò avanti sempre con quella, perché tipo sto arrivando al punto in cui divento molto abitudinaria con questi prodotti e truccandomi poco non ha senso comprare mille cose. Se poi rischio di tenere le mucchiate qua. Poi cosa avevamo? Appunto il fondotinta. Bimbo, che c'è, bimbo? Adesso mammina finisce di parlare. Poi stiamo insieme tutto il giorno. Va bene, bimbo? Quindi, fondotinta. Verso fine anno, più lo agitavo, più usciva separato. Avevo preso l'abitudine ad agitarlo tutte le mattine, perché ovviamente se tu non lo usi per un po', fondotinta ogni tanto rischia di separarsi, però magari la formula è ancora buona. Lo agitavo tutte le mattine, perché io poi non mi trucco la tutte le mattine, però lo agitavo ogni mattina, ce l'avevo qui sulla scrivania, ma lui continuava a uscirmi separato. Scendi, bimbo, che vuoi fare? Lui continuava ad uscirmi sempre separato, perciò ho detto, visto come è andata con la matita di Charlotte Tilbury, sai che c'è? Bimbo, che c'è? Dai, scendi. Bravo. Ho detto, sai che c'è? Cestino tutto. Perciò il riassunto è, siccome vi avevo detto all'inizio dell'anno che essendo questi prodotti molto vecchi, nel caso in cui non li avessi finiti, avrei deciso se continuare ad utilizzarli per provare a finirli o a cestinarli. Io preferisco cestinarli tutti e tre. Sono vecchi, questo io l'ho comprato appena era uscito, ci avrà 5-6 anni, pure di più, non mi ricordo quando. Non mi ricordo quando l'ho comprato e quando è uscito, forse 2017, 2018, non mi ricordo, sono passati tanti anni, 5 o 6 anni appunto. Lui ce l'ho da diversi anni e anche lui. Lui era nei miei preferiti del 2019, mi ricordo, non mi ricordo, però l'ho messo tra i miei preferiti di fine anno. Perciò per me questi vanno tutti cestinati, tutti e tre, anzi tutti e quattro. Sono contenta di come li ho utilizzati perché anche lui era un ottimo fondotinta e Too Faced l'ha messo via. Io non so se, siccome il Born This Way, se non sbaglio, è uscito in versione matte, oltre alla versione classica, che era quella più idratante, io non so se quella versione matte va a sostituire completamente questo nella formula, solo con magari l'odore diverso, perché questo aveva l'odore di pesca, però non corro il rischio di comprarlo, visto che ho diversi fondotinta, di cui alcuni mi piacciono. E considerando che sto diventando meno incline ad utilizzarlo, tipo oggi ho una base con il correttore e per quello che vado a fare normalmente, non è che io abbia eventi di chissà quale importanza, quindi a parte qualche piccola occasione, io posso uscire di casa anche così, al massimo faccio il trucco occhi, oggi non ho il trucco occhi né il mascara, non ho fatto neanche le sopracciglia, però per dire, per quello che mi serve, a me basta così. Quindi non devo limitarmi proprio nel bisogno di fondotinta, che è la categoria di cui ho più prodotti, con meno possibilità di smaltimento, per come mi trucco io. Ah, però vi devo far vedere una cosa. Ieri mi sono resa conto che la spugna di Nabla, quella per il trucco, dopo anni, 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 ha iniziato a spaccarsi, quindi l'ho sostituita con questa cosa bellissima, che è la Beauty Blender, proprio Beauty Blender originale verde. L'avevo comprata, non mi ricordo quando, 2 anni fa, forse da Sephora, ma è troppo bella. L'ho rilavata subito perché la Beauty Blender tende a non tornare pulita. Infatti ho faticato tanto e mi è rimasta qualche macchia.
mentre quella di Nabla in poco tempo tornava perfetta. Mi sono resa conto di quanto sia diversa questa da quella spugna di Nabla, che era di un materiale diverso rispetto a lei. Cioè, questa assorbe qualunque cosa. Io mi sono truccata con questa, ho dovuto usare più prodotto perché sembravo veramente... Questa l'ho usata ieri, ho fatto un trucco completo. Ho dovuto usare tantissimo prodotto e sembrava di non averne perché assorbe molto molto di più. Invece quella di Nabla assorbe molto di meno, ma l'effetto comunque è ottimo. Quindi è stato difficile ritornare a lei. Durerà poco perché la Beauty Blender è fatta di un materiale che si rovina facilmente. E poi di scorta ho quella di Clio che voglio provare. Però questa era troppo bella perché è verde, quindi ve la volevo solo far vedere, un off topic così, giusto perché ce l'ho qui davanti, mi colpiva agli occhi ed è troppo bella. E quindi niente. Perciò il progetto smaltimento è stato buono perché comunque ho utilizzato i prodotti e sono contenta. E li butterò, li cestinerò comunque con un cuore un po' alleggerito, non un cuore troppo pesante. Ma in ogni caso non intendo ricominciare un progetto smaltimento vero e proprio nel 2024. Di tanto in tanto farò qualche video in cui vi mostrerò come sto utilizzando il make-up, se comunque lo sto smaltendo, ma senza fare progetti. E terrò i prodotti eventualmente finiti di make-up per quei video, quindi finiti e utilizzati di make-up rimarranno in questi singoli video che di tanto in tanto farò, non a livello mensile, perché a livello mensile non ci sarebbe niente da mostrare, però proprio a livello, non lo so, stagionale, ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi, 4 mesi, vi dico: guarda, ho fatto questo, diciamo così, ecco, perché non mi rendo conto che non ho questa capacità. Causa appunto della mia pigrizia, anche perché io vado un po' come la giornata. Se oggi voglio truccarmi, mi trucco con chili di prodotti, faccio un mega make-up agli occhi e vado pure a lavorarci. Ma mi deve venire voglia la mattina di fare sta cosa, perché altrimenti non... Dai, vieni. Altrimenti non lo faccio. E piuttosto vorrei sfruttare, come ho già detto anche nel mio monologo del precedente video, vorrei sfruttare un po' i prodotti beauty, quindi sfruttare le mie energie per dedicarmi a progetti sul beauty, quindi nel caso doveste vedere dei progetti smaltimento veri e propri, sarà principalmente per i prodotti beauty, perché ne ho alcuni che mi piacciono tanto e che vorrei portare a termine, proprio perché mi piacciono e non voglio che vadano male, quindi al massimo sarà così. Per il resto io vi saluto, se ora mi rimane l'ultimo video da registrare di quelli famosi del 30 di dicembre, che vi dicevo nel monologo famoso. E niente. Ciao, ciao, ciao. Ovviamente ho dimenticato di parlare dello smalto. Sono così pigra che facevo una passata dell'Allure. Io spero che sia questo che avevo messo perché non mi ricordo più. Però ho passato mesi senza metterlo. Sono nel periodo di Natale, non ho neanche messo lo smalto rosso. Non ho sistemato le unghie, sono un disastro, ma proprio un disastro. Un vero disastro, quindi... Ora vi posso dire ciao, io e Pepe vi diciamo ciao ciao!